Sì. Allora, con Antonello Antonante, responsabile del Teatro Rentano di Cosenza, lui mi pare che si interessava prima di teatro, di calcio, di belle ragazze, poi diventa una persona seria, ma io gli darei a vita non soltanto il Rentano, ma tutta la cultura che comunica, della comunicazione. Io ho un dubbio, questo è il vero metafisico, l'opera di Giorgio De Chirico. A noi non risulta che ci sia stata una scultura, tutto più sarà stata di un discepolo. Ne vediamo tuniche come questa qua, né teste rapate. Questa è una, insomma, che ci lascia un po' dei dubbi, poi tu sai che noi. Questi invece sono i due archeologi, un altro dipinto. Si sono spostati, sì, stanotte. Però come vedi questo è un altro dipinto di Giorgio De Chirico che non ha scolpito i due archeologi. Tantomeno questa è la testa di Medusa, totalmente diversa, questa è a bocca chiusa, no? E quindi, e poi abbiamo il nostro più grande dubbio, è questo qui. Si parlava tanto del cardinale, grande cardinale seduto, abbiamo visto molti cardinali in piedi, ma questo qui è uno dei pochi realmente seduto che ci dà l'idea che sia seduto, e poi soprattutto il vero cardinale seduto di Manzù è questo qua. Sì. È fuori di dubbio che è seduto. Che è seduto questo qui. Questo è seduto, eh. Dico sì. E quindi la domanda che voi... La domanda, quanta serietà ci sia in queste opere, originalità da parte degli scultori cui si richiamano, o se siano delle copie di allievi, perché nessuno vuole mettere in dubbio il valore intrinseco delle opere che fanno parte Io non so rispondere a questa domanda che tu mi fai, non essendo un esperto e non avendo le informazioni dettagliate. E penso però, insomma, siccome un minimo di cose le sono, che anche ogni artista sullo stesso tema ha fatto anche poi delle variazioni, ha fatto anche delle modifiche, ha fatto anche delle varie interpretazioni. Io ritengo che questo fatto di avere quest'opera d'arte nel centro della città sia un fatto entusiasmante. Senza dubbio. Perché noi giocavamo al Giro d'Italia con i tappi, no? Per terra con i tappi di sughero e delle birre, e queste opportunità non le abbiamo avute. Assolutamente. Le abbiamo viste sui libri, e io raccontavo poco fa a una mia amica che poi quando mi è capitato di andare al MoMA, a Louisiana, di andare in giro per musei, vedere queste cose che avevamo visto sui libri, vederle da vicino, ma veramente mi hanno dato un'emozione incredibile. Allora io spero che soprattutto i giovani di questa città non prendano queste cose come arredo urbano, ma le prendano... Ma questo deve fare un lavoro anche, evidentemente anche nelle scuole bisogna fare un lavoro. Noi abbiamo tanti artisti, tra l'altro, in questa città, per fortuna. Dopodiché io al tuo dubbio iniziale non so rispondere. E mi dispiace molto. No, perché tu sai che noi siamo stati sfrocoliati da persone che hanno fatto ricerche su internet. Tu ormai che le persone fanno ricerche su internet, naturalmente poi... Fermo restando che, come hai detto poc'anzi, il MAB... dà l'idea della cultura artistica, cioè la introduce, le fa da battistrada. Ma guarda, allora io il problema se siano originali o non siano originali non me lo pongo proprio. Sì. Per me sono originali. Sì. Tra l'altro appartengono, no? A un meccanismo virtuoso che dovremmo prendere, sì, tutti, nel senso di capire che questa città cresce con tante piccole cose. Le strade pulite sicuramente, le buche tappate, però poi anche il museo all'aperto lungo il nostro vecchio e storico Corso Mazzini. Io sono contento che ci siano anch'io queste... Se noi chiedessimo a Don Enzo Bilotti il perché di tutte queste opere, cosa ci risponderemmo? Ma guarda, non so, io penso che comunque bisogna... C'è una risposta. Ma guarda, intanto perché io alle informazioni che ho, loro sono sempre stati dei collezionisti anche di cose, sì, questo e quindi voglio dire è la dimostrazione anche di un amore per questa città e di un grande gesto di generosità, perché
potevano farsi un museo privato, potevano, come hanno fatto con darli in un'altra città, come hanno fatto a Roma, che c'è il museo Bilot. Cioè, quindi voglio dire, un grande gesto di generosità e di amore verso questa città. Dopodiché, niente. Cosa ci annuncia la stagione teatrale? Guarda, io penso... Podieros. Guarda, c'è una stagione lirica da ottobre a dicembre eccezionale, perché mette il punto anche sulle opere commissionate nuove e quindi originali. Noi avremo il debutto di un'opera in prima mondiale, commissionata dal Rendano, produzione del Rendano. Poi sulla stagione di prosa, che praticamente è chiusa da metà gennaio, grandi titoli, grandi interpreti, grandi signore della scena, cito una signora per tutte, la Giuliana Loiodice, che grande, è la moglie di Arondotino. Senti, ma l'acquario è ancora tuo? No, l'acquario è una struttura a questo punto, dopo 35 anni, penso che non è mia, nel senso che io ero incompatibile per l'acquario, non tanto per il Rendano, e quindi io mi sono completamente dimesso da tutte le cariche. Cosa hai lasciato? L'acquario è una struttura, oramai mi piace pensare, è una struttura di questa città, a pieno titolo, insomma. Guadagnato su... all'acquario. Ma guarda, la cultura soprattutto, come dire, di una fascia giovanile, che con la programmazione che ha fatto l'acquario in questi 30 anni ha potuto vedere tutte le novità drammaturgiche che si sono sviluppate in questi ultimi 30 anni in Italia. Ecco, perché Cosenza, che diventa ufficialmente la città dei teatri al chiuso poi in estate, non riesce ad essere la città del teatro, dei teatri all'aperto? Ma guarda, questa hai fatto una bella domanda, cioè nel senso che tra l'altro Cosenza, siccome ha degli spazi poi estremamente suggestivi, no? Faremmo molto presto a farlo, è che purtroppo questa è una città che probabilmente ancora vive delle vacanze, no? Quindi allora dovresti individuare un periodo in cui ancora la gente è in città, un periodo in cui la gente ha voglia di vedere che cosa, forse il teatro Leggero, forse l'operetta, non so. Però questa è una cosa interessante, questa è una cosa interessante, quella di provare a puntare, a individuare un posto e a sistemarlo con una minima spesa per fare un teatro all'aperto. Meno concerti, meno baccano e più cultura. Questo perché no? Questo è... poi lo favorisce anche la stagione. No, questa è una delle cosa serate che... splendide dove gustarsi un teatro all'aperto. Questo sicuramente è una cosa che alla quale si può pensare. Allora speriamo di averti dato l'input giusto. Va bene, grazie. Ciao.